25 luglio 1943. Cos'è accaduto? Lo sapete? Vi mostro questa immagine, guardatela bene. Ragazzi, bambini, qualche donna, tutti in strada a far festa. Qualcuno ha vinto. Ha vinto l'Italia. Lo si capisce dalla bandiera, certo, ma anche da come sono vestite le persone. Niente camicie nere, niente stivali. Il fascismo è stato battuto. Ha perso. I suoi stessi uomini lo hanno sfiduciato. Mussolini è stato arrestato. E allora tutti a festeggiare, a urlare che il fascismo è finito, a sorridere, finalmente senza paura. Quel giorno la gente non conteneva la gioia. I giorni che seguirono ci illusero che potessimo essere liberi, parlare, esprimere liberamente le nostre idee. Ma il sogno durò appena poche settimane, per poi scomparire del tutto. Vennero i nazisti a svegliarci. Ci buttarono giù dal letto. E dalla loro ferocia capimmo che la realtà ci avrebbe fatto soffrire. Mi chiamo Enrica. Avevo 17 anni quando sposai Francesco, che ne aveva 20. Allora ci si sposava spesso così giovani e noi lo desideravamo tanto e volevamo anche un bambino. Nacque dopo neanche un anno, ma Francesco non ebbe che pochi attimi per guardare i suoi occhietti. Dovette scappare il più lontano possibile. I nazisti, quelli che ci hanno risvegliato, non erano mai andati via dai nostri paesi. Aiutarono i fascisti a riorganizzarsi, ma avevano bisogno dei ragazzi per diventare più forti. Francesco, di leva, venne prelevato. Portato alla caserma Renzo da Ceri e poi trasferito altrove. Fuggì una notte senza neppure dirmi dove andasse. Un mattino due militari delle Brigate Nere si presentarono a casa mia e mi ordinarono di seguirli. Lo feci portando con me il mio bambino. Attraversammo tutta la città, ero in pena. Volevo che non ci accadesse nulla. Mi accompagnarono alla caserma Renzo da Ceri, volevano sapere da me dove fosse mio marito e perché avesse disertato, ma io non sapevo nulla. Le loro minacce non mi spaventavano, ma rabbrividivo ogni volta che insultavano Francesco. Era come se insultassero anche me, anche nostro figlio. Mi trattennero fino al pomeriggio e mi dissero che mio marito rischiava la fucilazione se non si fosse consegnato. E poi arrivò la cartolina, non per posta, ma direttamente dalle mani di un cappellano militare che era venuto a Crema per consegnarmela di persona. Gliel'aveva data il mio Francesco. Si era firmato Nina per ragioni di sicurezza. In fondo, in famiglia, lo chiamavamo quasi sempre Nino, quindi mi sembrò logico. Chiesi subito dove fosse. Il prete mi disse di averlo incontrato sul Mottarone, vicino a Stresa, alla fine di una messa all'accampamento della squadra di partigiani di cui lui faceva parte. Gli aveva parlato. Il suo nome di battaglia era Boxer. Francesco gli aveva raccontato di noi e consegnato questa cartolina. Immaginavo con quale stato d'animo. L'amore ci univa, nonostante quello che stava accadendo, e la lontananza pesava. Sapevo ora dov'era Nino e divenni impaziente.
Volevo assolutamente raggiungerlo. Era una cosa da pazzi. Avrei dovuto lasciare a mia madre il bambino di pochi mesi. Ne parlai col fratello di Nino, che era appena sedicenne. Partimmo in una mattina di maggio. Eravamo due adolescenti che si guardavano intorno impauriti, camminando sui sentieri che portavano al Lago Maggiore. Passavamo paesi, piccoli borghi, superavamo torrenti. A Pallanza fummo fermati da un paio di militi fascisti che ci chiesero dove stessimo andando. Li ingannammo parlando di una zia malata che si trovava a Intra e che dovevamo raggiungere. Ci lasciarono andare, ma imponendoci di rimanere sul posto, in attesa. Fuggimmo. Era sera. Una barca ci portò sulla sponda di Stresa. Camminavamo di buon passo, desiderosi di arrivare alla nostra meta. I paesi che però ci lasciavamo alle spalle ci riempivano di spavento. Vedemmo case di povera gente bruciate e rase al suolo per il solo sospetto di aver ospitato partigiani. Cosa significava tutto questo orrore? Dove si trovavano adesso gli abitanti di quelle povere case? Avrebbero più potuto ricostruirle? Una paura infinita si impadronì di noi. Ma quella desolazione mi confermò che la scelta di Nino e la mia erano giuste. Arrivati nei pressi del Mottarone, ci dissero che i partigiani accampati erano stati costretti a ripiegare a causa di un rastrellamento. Che fare? Tornare a casa? Era rischioso. Proseguire? Era certamente difficile. Non conoscevamo i luoghi e la gente non si fidava di noi, non rispondeva alle nostre domande. Ma il desiderio di vedere Nino era più forte ora che lo sapevo vicino. Proseguimmo. Dopo un numero infinito di chilometri, riuscimmo ad entrare in contatto con una formazione partigiana in Val Sesia. Ci permisero di rimanere con loro. Mi manifestarono comprensione e solidarietà. Cercarono di aiutarci chiedendo alle loro staffette se avevano notizie di mio marito. Peregrinammo fra varie formazioni partigiane ed infine fummo accolti nel battaglione Bariselli. Io assunsi il nome di Anita, mio cognato quello di Corazza. Non ero l'unica donna, ero però la più giovane e forse per questo mi sentivo oggetto di maggior protezione ed amicizia. Il più delle volte eravamo costretti a dormire in baite e fienili, sulla paglia o sul fieno, vestiti e sudati dopo lunghe camminate. A noi donne spettava, tra l'altro, il compito di far bollire gli indumenti per liberarli da pidocchi e altri parassiti. La convinzione che stessimo facendo il nostro dovere nel perseguire i nostri ideali ci dava la forza di sopportare ogni pericolo e disagio. Il momento più bello di questa mia esperienza partigiana fu in Val d'Ossola, nel settembre del 1944. Che giornate meravigliose! Liberammo la valle dai nazisti e fu istituito un governo democratico con le forze che avevano appoggiato la liberazione. La gente parlava liberamente, faceva proposte, si discuteva, non c'erano sospetti né paura. Ma durò poco, purtroppo, poco più di un mese. I tedeschi e i fascisti tornarono a riprendersi la valle con più di 5.000 uomini. Non restò che scappare verso la Svizzera.
raccogliemmo in fretta i furi e feriti e poi di corsa verso il confine. Camminavo con le altre donne accanto ai feriti, davanti e dietro di noi i partigiani a farci strada e coprirci le spalle. Quando sentivo fischiare le pallottole mi coprivo istintivamente con lo zaino nel quale portavo la foto del nostro bambino, foto che avrei mostrato a Nino. Attorno a noi la neve. Giunti al confine ci lasciammo scivolare verso la Svizzera, mentre i feriti venivano fatti slittare su coperte saldamente tenute. A valle i soldati svizzeri ci soccorsero. Rimanemmo in Svizzera alcuni mesi. Un giorno mi dissero che avrei potuto avere notizie di Nino in un albergo di Losanna. Andai là e una persona mi raccontò che mio marito faceva la staffetta speciale per la sua brigata. Andava di campo in campo, percorreva le strade velocemente e di nascosto, portava ordini e si spostava continuamente, quindi era davvero difficile dire esattamente dove fosse in quel momento. Ma era vivo. E questo mi bastava. Quando rientrai in Valdossola erano ormai i giorni della liberazione, poco prima del 25 aprile del 1945. Ero là con la mia brigata. Eravamo felici. E fui più felice quando riuscii a tornare nella mia crema poche settimane dopo e partecipai alle manifestazioni di pace e alla vita che pian piano stava ritornando nelle strade e nelle case. Ma soprattutto riabbracciai mio figlio, quel bambino che avevo lasciato un anno prima. Era la gioia più grande. Nino tornò a casa il mese dopo. La famiglia ritornava insieme, finalmente. Ognuno di noi aveva fatto la sua battaglia e l'aveva vinta. Un giorno un capellano militare che era di Ceglio e mi ha portato una cartolina con su scritto "Ciao bacioni Nina, io ho conosciuto la calligrafia di mio marito" e lui mi ha detto dove si trovava, perché questa cartolina? Perché anche lui rischiava la fucilazione se veniva scoperto, no? Una mattina. Mi sono svegliata. Bella ciao, ciao bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. Una mattina appena alzato ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra
di un bel fiore e tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.